un giardino per sognatori, si specchia tra i riflessi trasparenti del mare. Mentre il disco infuocato del sole lentamente si spegne all'orizzonte. Fantastichiamo sulle battaglie che ingaggeremo con gli stupendi pesci vela e sul ricordo dei giorni e delle notti che trascorreremo in queste splendide isole, mentre un comodo volo dell'Air Seychelles ci porta da Roma a Victoria sull'isola di Mahé. Da Mahé, capitale di questo arcipelago, con un volo locale, ci dirigiamo verso Denis, un piccolo banco corallino grande poco più di 2 km². Un giardino di corallo circonda l'isola e con spiagge bianchissime a ridosso di una vegetazione lussureggiante e bungalow immersi nel verde, assume un aspetto paradisiaco, una vera oasi di tranquillità. Ma l'isola da novembre a maggio è anche un paradiso per la pesca del tonno dogtooth, del pesce vela, del marlin e del barracuda. Ed è possibile trovare sul posto barche ed equipaggi attrezzatissimi per la pesca d'altura. Il nostro equipaggio è formato da Plume, un francese ex istruttore di sci stabilitosi in quest'isola e divenuto pescatore professionista, dal giovane Joe e da Bernard, il nostro esperto indigeno. In questi mari, quando si esce a pesca, non si sa mai con precisione in cosa ci si imbatterà. E così Plume ha piazzato a bordo le 50 e 80 libbre, lasciando a terra le 130 libbre, poiché a lui piace combattere anche i marlin al limite delle possibilità. Dobbiamo procurarci l'esca viva e Bernard monta un octopus, un polipetto artificiale che traineremo per procurarci dei boniti, esca regina per vela e marlin. Il tempo di calare l'esca in acqua ed un bonito sale a bordo. Bernard taglia il bonito dalla parte ventrale, ottenendo così due strisce d'argento. Nell'interno inserisce il finale cucendo poi le due parti, in modo da fare assumere all'esca l'aspetto di un pesce scodinzolante grazie alle due codine lasciate libere. Gettiamo l'esca in acqua, mentre Plume ha già filato un teaser di esche intervallate di qualche metro, in modo che il pesce scambi le esche per un branco di pesce. Siamo. Il mulinello ha emesso il suo rauco grido e Plume è già in combattimento. Per precauzione, Bernard recupera il filo con le esche da richiamo. Non è il pesce che avremmo voluto, infatti un marlin o un vela sarebbero già saltati fuori dall'acqua. Forse è un barracuda o un kingfish, non riusciamo ancora a distinguerne la sagoma. Finalmente lo vediamo in superficie. È un kingfish,
uno scombrive comune nelle acque tropicali. Bernard ha il filo in mano ed ora può salpare il pesce, ma lo scopo è quello di liberarlo velocemente. Se fosse stato più piccolo, lo avremmo usato come esca. In queste acque è stato catturato con una canna da 10 libbre un tonno dogtooth da 45 kg, che è tuttora record mondiale. A sera, dopo tanta fatica, un po' di relax nel night dell'Island Lodge, al suono ritmico dei tamburi. Ma è già tempo di partire per una nuova avventura. Se vorrete vivere qualche giorno da sogno, potrete chiedere ogni informazione al Seychelles Tourist Office di Milano. Ne vale la pena.